Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ho messo a dimora da poco i pomodori, sono in ritardo pazzesco quest'anno, ma è un po' per tutti così, causa le piogge. Volevo mostrarvi le prime operazioni da fare, o almeno di quelle che faccio io, sui pomodori appena messi a dimora. Queste hanno circa una settimana di vita e la prima cosa che faccio è quella di pulire il colletto tra la pianta e il terreno. Io personalmente tolgo tutto ciò che sono foglie, rametti, polloni, cerco di evitare proprio il contatto tra le foglie e il terreno. Questa l'ho lasciata così, non l'ho legata, volevo farvi vedere. Allora, le fasi che faccio principalmente sono le seguenti: appunto, tolgo le foglie che possono toccare terra, perché così non mi portano su malattie, funghi e quant'altro. Cerco subito di eliminare le femminelle. Questa è la prima, vedete? Mi alzo un po' con la videocamera. Ecco qua. Questa è la prima femminella. Sulle femminelle c'è da fare un discorso, intanto ne vediamo altre, qui ce n'è un'altra, questa è un'altra, sono dette femminelle, in realtà sono oggetti ascellari, ne avevo già fatto un video l'anno scorso su questo. L'anno scorso cosa facevo? Le eliminavo tutte indistintamente, in questo modo la pianta guadagnava in vigore e veniva su molto alta. Infatti più femminelle ci sono e più la pianta non cresce in altezza, perché le energie le dà sulle femminelle. Quest'anno volevo provare diversamente, volevo lasciarne qualcuna ogni tanto in base allo spazio che ho a disposizione. Comunque questa, giusto per farvi vedere, va eliminata. Finché sono piccole così, con una leggera torsione si eliminano e via. Ecco, questa è un'altra. Quando sono più grandi, ma non è questo il momento, lo vedremo fra probabilmente un paio di settimane se arriva il sole, vedremo che le femminelle verranno molto lunghe. A quel punto possiamo scegliere se tenerne una ogni tot di palco di foglie, se eliminarle tutte, e quelle eliminate possiamo decidere ancora se poter fare un macerato di pomodori per eliminare poi la cavolaia, oppure possiamo ancora trapiantarla, cioè farla radicare per talea e creare nuovi pomodori. Ma questo lo vedremo più avanti. Queste sono le prime fasi che faccio sulla piantina. A questo punto, con questo semplice laccetto, sono dei laccetti in PVC, li trovate in qualunque consorzio, leggo la pianta alla canna. Per legare la pianta lascio molto spazio tra la pianta e la canna. Ecco qua, vedete? Ci passa un dito dentro. Questo perché col tempo la pianta ovviamente diventerà più grande e se io la blocco con il laccetto non le faccio di sicuro bene. Se tra una settimana, fra qualche giorno, lei ha la fortuna di crescere, io qui poi la legherò di nuovo e vado avanti così. Quindi ricapitolo, mi sposto su un'altra piantina. Allora, elimino i rametti più vicini al terreno, perché sono portatori di malattie. Sicuramente elimino tutte le foglie che toccano il terreno, in questo caso non ne ho. Getti ascellari su questa non ne ho al momento, e questa verrà legata qui, così. Tornando alla pianta di prima, visto le forti piogge che hanno subito in questi giorni, questa foglia brutta la elimino. Ora, tutte le operazioni le ho fatte a mano. Nel caso dovessi togliere le getti ascellari molto grandi, ma questo lo vedremo in un prossimo video, se non riesco con le dita, perché rischio di sfilacciare la pianta, le faccio soltanto male, utilizzo o delle forbici da potatura o un coltellino normale. Però prima le disinfetto con la fiamma. Scaldata. Faccio raffreddare. Questo è importante perché sennò si passano le malattie da una pianta all'altra, è molto importante da fare. Potete utilizzare anche dell'alcol, potete utilizzare i prodotti specifici, quello che vi viene più comodo. Io in questo caso ho la fiamma e quindi uso questa. Il trattamento da fare adesso su questi pomodori, quando smetterà di piovere, è una passata di poltiglia bordolese, è un antifungineo.
Io lo uso solo due, massimo tre volte durante tutto il ciclo dei pomodori. Lo uso all'inizio, quindi adesso, però ora piove, quindi non lo posso utilizzare perché verrebbe lavato via subito. Lo uso poi prima della fioritura, perché non va messo sui fiori, e probabilmente lo dovrò usare verso la fine del ciclo, quando le piante purtroppo verranno attaccate dalle varie malattie, peronospore e quant'altro. Non è curativo, è preventivo. È comunque una sostanza che, anche se permessa in agricoltura biologica, si deposita nel terreno, e se noi vogliamo fare un orto bio più possibile non va benissimo, quindi io mi limito a due, massimo tre volte. Adesso non lo do, appunto, perché dovrebbe venire a piovere oggi pomeriggio, quindi lo sprecherei e basta. Vi faccio vedere un'ultima lavorazione su una pianta, di quelle che ho fatto io dai semi, e poi chiudo il video. Volevo farvi vedere questa piantina, questa l'ho messa a dimora io, l'ho tirata su dai semi. Quando l'ho trapiantata non sono riuscito a separare le piantine perché erano molto vicine, quindi per non rovinarle ne ho trapiantate 3-4 tutte insieme. Ecco, questo è il problema che c'è adesso, vedete? Mi avvicino con la videocamera. Mi trovo 1, 2, 3, 4, 5, 6 piantine di pomodori tutte insieme, non va bene. Queste poi cresceranno a dismisura e non mi faranno un buon lavoro. Quindi adesso, dopo aver disinfettato le forbici, cercherò di tenere soltanto quella più grande, che è questa, e le altre purtroppo le dovrò eliminare. Ecco, questo è il lavoro che deve venire finito. Cerco di eliminarle il più vicino possibile al terreno. Ecco, purtroppo queste piantine andranno perse. E questa a sua volta la legherò con quel gavetto in PVC che vi ho fatto vedere prima. Questo gavetto in PVC costa veramente pochi soldi, costa 7-8 euro circa in base alla dimensione e alla lunghezza. Una volta staccato lo si allunga, non è biodegradabile, quindi mi sono fatto troppo. Quindi a fine stagione vanno tagliati, raccolti e gettati nella plastica. Però io lo trovo molto comodo. C'è chi usa lo spago, va bene uguale, però mi trovo bene con questi. Ecco qua. Questa per adesso oggetti ascellari non ne ha, e quindi va bene così. Sposto la videocamera, faccio vedere l'ultima, poi non vi tedio più. Stesso discorso, due piantine, una la devo eliminare. Chiodata di massima, ecco, questa ha già i getti ascellari, mi avvicino un attimo. Ecco, vedete, faccio che eliminarli, almeno in questa prima fase. Poi, come vi dicevo prima, cercherò di lasciarne uno a un certo punto per dare forma alla pianta, ma faremo un altro video su quello, ancora è presto. Voilà. Questo lavoro è da fare per tutte le 130 piante che ho, quindi non vi tedio oltre, continuo a lavorare. Vi ringrazio per aver visto questo video e volevo ringraziarvi per aver superato i 1000 iscritti abbondantemente. Sono tantissimi per me, quindi grazie a chi mi segue e chi interagisce con i miei video. Se avete consigli da darmi o se posso aiutarvi io in qualcosa, per quello che so, lo faccio volentieri. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.